Sono tre gli smartphone che Wiko ha lanciato in questa fine 2015. Wiko Fever l'abbiamo già visto, trovate proprio qua il link alla video recensione, e oggi è la volta, il turno di Wiko Pulp 4G, un prodotto molto simile per estetiche e caratteristiche generali, ma che arriva in una fascia di prezzo inferiore, 159 euro. Scopriamolo! Pulp 4G è completamente realizzato in plastica con finiture abbastanza buone, una cover posteriore leggermente gommata che può essere aperta e ci permette di accedere alla batteria da 2500 mAh, al vano SIM mini SIM e un vano che condivide la micro SD e la nano SIM in caso vogliate utilizzare il dual SIM. A livello estetico troviamo tasto accensione, bilanciere del volume, il connettore micro USB, una fotocamera posteriore da 13 megapixel con flash e un'anteriore da 5 megapixel anch'essa con flash LED. A livello di ergonomia e costruzione il telefono si tiene bene in mano, essendo un 5 pollici non si hanno problemi appunto di maneggevolezza, il peso è contenuto in soli 149 grammi e la costruzione vede un livello generale leggermente inferiore a quello del Fever. Infatti si sentono dei leggeri scricchioli che sono dovuti proprio alla plastica che è utilizzata anche nella parte laterale, che quindi se stretta molto con le mani può dare la sensazione di fragilità. In realtà il telefono è abbastanza solido, è costruito bene, quindi i materiali non sono premium, ma è comunque un prodotto adeguato alla fascia di prezzo in cui si affaccia. Wiko Pulp 4G offre la stessa interfaccia utente che abbiamo visto su Fever nei precedenti modelli Wiko 2015, dunque un launcher che ha tutte le pagine senza menu dell'applicazione, insieme a applicazioni troviamo i widget e nella parte impostazioni abbiamo la possibilità di modificare gli effetti di scorrimento, lo sfondo e di inserire eventuali nuovi widget. Nulla di particolarmente avanzato, però abbiamo il contatore delle notifiche e la possibilità tramite swipe di accedere velocemente alle impostazioni o di tirare giù la tendina delle notifiche e quindi i quick settings. All'interno poi del telefono la personalizzazione Android è stata lasciata praticamente intatta, perché troviamo Lollipop in versione 5.1.1 senza alcuna modifica a livello strutturale. Wiko ha inserito però tre funzionalità in più, le Smart Gesture con varie opzioni per gestire proprio funzionalità del telefono tramite l'accelerometro e i sensori, e inoltre la sveglia intelligente che tramite il blocca schermo ci permette di sbloccare il telefono con un doppio tap e quindi andare ad attivare lo schermo, oppure effettuare delle gesture per accedere per esempio al tastierino numerico in maniera rapida, oppure agli SMS facendo una S. Il tutto tramite appunto le impostazioni, che vedono anche l'integrazione dell'accensione e spegnimento programmato, una funzione che può essere utile. Inoltre, essendo un dual SIM, è possibile impostare alcuni parametri preferiti per chiamate, rete e messaggi all'interno di questa opzione, oppure andando in altro è possibile in reti cellulari interagire con questi quattro parametri sulla SIM 1 o sulla SIM 2. In questo caso è possibile anche definire il tipo di rete per le SIM, operatore e attivare o meno il roaming dati. La gestione della SIM, delle due SIM è condivisa con la micro SD, quindi se avrete una memoria esterna, come nel mio caso, non potete utilizzare il dual SIM. Per quanto riguarda la memoria, sono presenti circa 11.8 GB, scusate, al primo avvio disponibili, e tramite la SD è possibile ampliare la memoria interna. Purtroppo non è possibile installare le applicazioni direttamente su SD, ma è possibile, una volta installate, spostarle sulla memoria SD tramite l'impostazione delle applicazioni posta su SD, e qui come vedete l'esempio di Asphalt 8. La RAM è ben gestita, sono 2 GB di memoria presenti, ma vengono veramente sfruttati tutti. Il menu del multitasking è completo con tutta la cronologia, c'è anche il tasto per chiudere tutto, ma in questo caso non lo premo e va a cancellare sia la cronologia che le applicazioni effettivamente aperte in background. Per quanto riguarda la personalizzazione Wiko, il browser di default è quello Chrome, che ci permette di andare a visualizzare siti senza alcun problema, e come vedete, nonostante ora ci sia una pubblicità piuttosto invasiva sul Corriere, proviamo a ricaricare la pagina, la velocità di caricamento è molto buona, e anche il render durante il caricamento, come vedete, avviene senza grossi problemi. Considerate che è un telefono da 159 euro, quindi veramente pan, pinch e movimento nelle pagine internet è veramente molto molto buono e molto veloce. Apriamo anche HD Blog, un sito leggermente più leggero del Corriere,
corriere, comunque pesante, e come vedete anche qua nessun problema di gestione scroll, e anche per quanto riguarda la rotazione del display veramente ottimo. Purtroppo il display, per quanto interessante, non è particolarmente olofobico. È interessante però la parte messaggistica, perché c'è la divisione anche per i messaggi da una SIM o tutti i messaggi. E proprio per quanto riguarda la tastiera abbiamo una reattività non particolarmente elevata nella scrittura. Può capitare di avere un feed non perfetto, un riconoscimento non perfetto della scrittura, però se installate per esempio SwiftKey già migliora molto l'esperienza di scrittura. Dicevamo del display, è un pannello da 5 pollici HD con una ottima luminosità, che può essere tarata anche in maniera fine attraverso le impostazioni, sia tramite questo slider sia tramite le impostazioni del display, che appunto vanno a tarare in maniera automatica tramite il sensore di prossimità, che funziona molto bene. Ottimi gli angoli di visuale, nessun problema con i neri, è un IPS, quindi non abbiamo la profondità degli AMOLED, ma è comunque un display veramente ben tarato. Torniamo indietro, usciamo dalla galleria e vediamo un attimo le applicazioni Wiko, che spaziano dalla parte intrattenimento, quindi diciamo così il meteo, la torcia, la possibilità di utilizzare l'Hard FM e un tasto per pulire tutto il telefono e quindi cancellare tutte le applicazioni RAM, alla parte multimediale, che vede un'applicazione musica non particolarmente nuova, o meglio, graficamente molto vecchia, però che ci permette di apprezzare la qualità audio di questo smartphone. Qualità audio che dalla capsula posteriore, posizionata centralmente lo speaker, non è particolarmente buona nella qualità stessa. L'audio è infatti abbastanza alto come volume, ma i bassi non sono particolarmente buoni, e diciamo che c'è un effetto rimbombo che si sente un po' in generale. È presente l'applicazione video dedicata, che ci permette di andare a visualizzare video in Full HD senza alcun problema, e anche qua sentite l'audio ha un volume alto, ma proprio qualitativamente non è a livello per esempio del Wiko Fever. Poi troviamo dei programmi come l'Agenda, che non sono molto diciamo curati graficamente, sono quelli di sistema di Android precedente all'Lollipop, però è presente il tasto Fab veloce per andare a creare un nuovo contenuto. È possibile chiaramente installare altre applicazioni, per esempio il calendario. Io preferisco Google Calendar e, come vedete, è veramente rapidissimo. Non ci sono problemi di sorta nell'utilizzo proprio di questo programma. Oltre a questo abbiamo una fotocamera da 13 megapixel con flash, e il flash anteriore anche per la possibilità di effettuare selfie. La fotocamera ha lo stesso identico software del Wiko Fever, quindi abbiamo anche qua la possibilità di andare a modificare i parametri manuali e quindi sfruttare le API di Lollipop in maniera completa. Ci sono degli altri opzioni per quanto riguarda le modalità d'uso: 13 megapixel 4 terzi, 10 megapixel invece in 16 noni, autoscatto, smart gesture e in generale foto fatte discretamente per la fascia di prezzo. Anche nella parte fotografica anteriore abbiamo modalità selfie con ampio angolo, quindi per fare selfie diciamo così panoramici, e la possibilità di utilizzare il flash anteriore. Gli scatti, come detto, sono di buona qualità per la fascia di prezzo. C'è una certa difficoltà in situazioni come questa, dove c'è un oggetto magari in primo piano non ben illuminato, uno sfondo chiaro nella parte posteriore, e lì ci sono un po' di difficoltà. Anche con colori particolari come il rosso e l'arancione c'è una fedeltà cromatica non particolarmente buona, però nel momento in cui andiamo su panorami la situazione è migliore, e per esempio in macro vediamo come la qualità sia soddisfacente per la fascia di prezzo. Questo gabbiano ha sicuramente bruciato un po' qua la parte del sole, però insomma non sono foto da buttare per un prodotto che comunque ha un costo assolutamente
e competitivo rispetto all'Aglia. Parliamo adesso di giochi, andiamo ad aprire Asphalt 8 e ricordo che la GPU di questo smartphone è una Adreno 306, quindi una GPU di media qualità che però ci permette di apprezzare anche titoli di questo calibro graficamente impegnativi. La differenza tra Snapdragon 410 e prodotti di fascia più alta la si riscontra non nell'uso quotidiano ma proprio in questi frangenti, ovvero nel caricamento di giochi, nel caricamento di applicazioni particolarmente pesanti, nel render per esempio di un video tagliato o in altre situazioni dove la CPU viene sfruttata al massimo e avere una CPU più potente è effettivamente un vantaggio per i tempi di caricamento. Partiamo adesso con la pista Nevada, la prima che ci capita su Asphalt 8. Cerchiamo di distruggere subito uno dei nostri avversari. Ogni tanto potete trovare qualche piccolo lag a livello generale, ma la giocabilità è assolutamente ottima, non ci sono problemi di sorta e si riesce appunto a giocare anche con una certa soddisfazione. Usciamo da questa gara e come vedete anche la home arriva subito, non ci sono ricaricamenti, quindi veramente un prodotto che già così al primo software è ottimizzato davvero bene. Per quanto riguarda la ricezione, parte telefonica e l'utilizzo generale, Wi-Fi e Bluetooth non hanno alcun problema, funzionano bene, soprattutto si riesce a praticamente vedere qualsiasi rete. Non so come mai sulla mia rete ho il punto esclamativo, però tutto funziona, quindi non capisco se è un problema del mio router in questo momento che mi ha dato qualche problema nell'ultima settimana, però insomma si riescono tranquillamente a utilizzare qualsiasi tipo di reti. Anche il Bluetooth non ha problemi e si interfaccia con anche la Mi Band senza alcuna difficoltà. E per quanto riguarda la batteria, abbiamo un'autonomia veramente molto buona perché riusciamo ad arrivare tranquillamente fino a dopo cena senza problemi, con la possibilità di utilizzare un risparmio energetico efficace. Abbiamo una durata leggermente inferiore al Week of Fever, però insomma la giornata stress la si fa senza problemi. Dunque, in definitiva, cosa dire di questo Wiko Pulp 4G? È un prodotto che rispecchia il DNA di Wiko in tutto e per tutto, è un device perfettamente integrato in questo 2015, perfettamente a suo agio nella fascia di prezzo di appartenenza, 159 euro il prezzo di listino. È un prodotto che non delude sotto nessun punto di vista se non quello della costruzione leggermente cheap e della qualità audio tramite lo speaker posteriore non particolarmente soddisfacente. Per il resto, maggiori informazioni nella recensione completa che trovate qui sotto in descrizione. Un saluto a tutte le lettori di HD Blog, pollice su, iscrivetevi da Niccolò Roli. Ciao!